organizzatori del forum per l'invito e mi complimento per gli organizzatori per la specializzazione che stanno raggiungendo nell'organizzazione di forum all'elevata coefficiente di difficoltà, quindi complimenti a tutti per aver realizzato un forum confortevole e interessante. Adesso i colleghi che hanno partecipato ai panel restituiranno i lavori di questi panel mentre ieri i panel hanno indagato su uno dei pilastri della strategia delle aree interne, che è quello dei servizi, quindi della sanità, della scuola e della mobilità, oggi invece abbiamo indagato su quelle che sono delle filiere tipiche delle aree interne, che vedremo che tra loro sono molto integrate e correlate. I tavoli hanno riguardato i beni collettivi, la ricchezza e la diversità del patrimonio agroalimentare e la manutenzione del territorio. Ne parleranno Alessandra Bonfanti, Nunzio Marcelli e Katia Zumpano. Non so chi di voi vuole cominciare. Qualcuno deve chiedere un po' di silenzio, perché così non si può lavorare. Sì. Grazie Sabina, un po' di silenzio così riusciamo ad ascoltare bene i nostri relatori. Bene, allora il mio compito è quello di restituirvi un po' i risultati della sessione che ha trattato dal titolo Ricchezza comune, pratiche di riscoperta e valorizzazione di beni collettivi e relazionali. Quindi l'oggetto di discussione e di riflessione sono stati i beni collettivi. Allora, perché i beni collettivi? La sessione appunto è stata moderata anche da Francesco Mantino del CREA, che ha fatto una piccola introduzione su questo tema. Sicuramente perché le aree interne del nostro paese si stanno rilevando come importanti bacini di beni collettivi, quindi la SNAI può assumere un ruolo di laboratorio da cui apprendere pratiche diverse da quelle che invece correntemente vengono ad essere utilizzate dalle politiche tradizionali. Rappresentano quindi patrimoni, i beni collettivi rappresentano patrimoni di stesse, quindi sono dei capitali a disposizione delle comunità locali che, se ben gestiti, potrebbero offrire opportunità di crescita economica, però tutti quanti siamo consapevoli del fatto che non sono risorse illimitate, ma sono sottoposte a un progressivo degrado, è un continuo e progressivo degrado, dovuto non solo al fatto che la gente va via, quindi allo spopolamento, ma anche spesso ad un uso distorto che si fa di questi beni collettivi da parte di gruppi locali di potere, spesso sul bartenne anche conviventi con altri poteri, gruppi di potere esterni alle comunità. Allora, noi abbiamo parlato di beni collettivi in termini di capitale territoriale sotto forma di terreni agricoli e forestali di proprietà pubblica, ma non solo pubblica, e qui abbiamo avuto Raul Romano del CREA, che ha dato un po' il quadro delle risorse foreste a livello nazionale, ma appunto abbiamo parlato anche di questi beni dal punto di vista dei privati, e qui abbiamo avuto un Francesco Pastorelli dell'Associazione Fondiaria Carnino del Cuneese, che ha un po' esposto il ruolo che queste associazioni stanno svolgendo rispetto alla necessità di unire, insomma, e di rivalorizzare i terreni privati spesso abbandonati e oggetto quindi anche di degrado. Capitale territoriale sotto forma di paesaggio agrario e biodiversità, e come sapete da questo punto di vista il paesaggio, anche la biodiversità, rappresenta una componente fondamentale della storia locale e risentono fortemente dei processi di sviluppo e di declino dell'agricoltura. Qui abbiamo avuto Mauro Lazzari, che ha fatto riferimento a un'esperienza del parco agricolo multifunzionale dei Paduli nell'area del Salento, e Paolo Grigoli, che invece ha rappresentato l'esperienza di una valorizzazione turistica di un sito lacustre della provincia di Trento. E infine un capitale culturale sotto forma di lingue, storie e tradizioni, dove appunto qui si tratta di un bene immateriale che però permette di rafforzare l'identità delle comunità a livello locale e che assumono un'importanza molto fondamentale in un paese come il nostro, dove sono presenti diverse minoranze sia linguistiche. Qui abbiamo avuto Alessandra Ghibaudi, che ha raccontato l'esperienza dell'area grecanica in Calabria. Allora, naturalmente i temi sono stati affrontati ponendo delle domande che voi tutti, insomma, conoscete perché presenti nel programma.
E si è cercato soprattutto di adottare una chiave di lettura che cercasse di mettere anche in sinergia sia la parte pubblica che la parte privata. Ad esempio qui c'è stato il collega Rao Romano che diceva come il 65% dei boschi italiani è privato, quindi la componente privata è assolutamente tirata in ballo in questa nostra riflessione. Allora, la prima domanda è: quali sono i fattori che impediscono un corretto uso e valorizzazione dei beni collettivi? Naturalmente è difficile riportare insomma, la ricchezza della discussione che c'è stata, quindi cercherò di fare dei punti. La prima è c'è una difficoltà difficoltà oggettive. La prima è data dal fatto che stiamo parlando di beni che presentano le difficoltà quando si parla ad esempio di una valorizzazione dal punto di vista economico anche del mercato, perché pensate sempre al paesaggio, non è immediato, non è un prodotto che si vende immediatamente ma va lavorato e va costruito. Qualcuno dei nostri testimoni ha fatto riferimento al venir meno della ruralità, cioè la gente che va via, ma vanno via soprattutto quegli attori che garantivano la tenuta di questi beni, quindi agricoltori, operatori forestali, allevatori, guide, e con loro è andata via, sta scomparendo anche la manualità, le competenze, le terre sono estremamente frammentate, è difficile fare adesso questo processo di unione, quindi di ricomposizione. C'è anche un orientamento spesso degli enti locali verso la necessità di fare cassa, quindi che spesso prevale invece su un utilizzo corretto che dia benefici a tutta la comunità e che quindi può produrre anche dei danni soprattutto nel tempo. Ma c'è stato un elemento che ha attraversato tutte le testimonianze, su cui tutti erano concordi. Uno dei fattori soprattutto che impediscono questo corretto uso è la mancanza di consapevolezza del valore delle proprie risorse da parte della popolazione locale. Quindi da qui la necessità di maturare e quindi vuol dire anche recuperare tale consapevolezza, quindi prendere coscienza e farsi carico di questi beni, e che deve essere a sua volta frutto di un processo partecipativo e creativo di riconoscimento di questi valori che non sono negoziabili. La gente deve essere fiera di avere questi beni a disposizione e di poterli valorizzare. Se questo è vero, allora è anche vero che bisogna ribaltare un paradigma molto diffuso, che è quello che dice che nel momento in cui si presenta un problema si entra in crisi, c'è una situazione di blocco che si traduce spesso in un abbandono. In realtà alcune delle esperienze che sono state presentate hanno dimostrato come invece di fronte a un problema si sono invece aperte delle opportunità, c'è stato un nuovo modo di affrontare e anche di valorizzare quel bene. Ad esempio questa è l'esperienza del lago nella provincia di Trento. Un altro elemento che è stato individuato è che come ci sia anche una scarsa attenzione da parte delle politiche verso questi processi di maturazione di consapevolezza dei capitali che si hanno a disposizione. C'è qualcuno che ha parlato di approccio deterministico, rigido, anziché tattico, flessibile, un'eccessiva attenzione alla redditività degli investimenti. Barca ieri parlava di politiche miope, ma forse appunto miope, vedono nell'immediato ma non nel futuro. L'altra domanda era: quali forme di azione comune di governance e come possono essere facilitate dalle politiche pubbliche, inclusa la SNAI? Sicuramente una delle cose che è uscita fuori è la necessità di creare dei partenariati misti comuni privati e di come proprio la sinergia fra la sfera pubblica e la sfera privata può aumentare anche il potere contrattuale delle comunità locali nella gestione di questi beni comuni, garantire la trasparenza anche nei processi e produrre anche dei benefici allargati di cui tutti possono godere. Questa è sempre l'associazione fondiaria che l'ha tirato fuori, ma anche emerso dall'esperienza, ci sono diverse esperienze nel settore forestale che possono essere citate. Un altro elemento è costruire delle strategie madri con azioni e obiettivi comuni attraverso processi di ascolto dei territori, e qui è stato richiamato l'importanza della strategia SNAI come proprio strategia madre che può creare anche delle sinergie con altri approcci presenti sul territorio, ed è stato richiamato ad esempio l'approccio leader che soprattutto all'inizio in alcuni territori ha permesso proprio il recupero della consapevolezza del bene collettivo. C'è anche la necessità anche forme di azione che diano sostegno alle iniziative promosse dai giovani, dalle cooperative e dalle associazioni, anche attraverso il crowdfunding. Infatti questa è un'esperienza che sta emergendo nell'area grecanica, che è uno di quei strumenti che forse dà più flessibilità, che dà quindi più scelta e più respiro nel campo di azione.
però questo richiede anche la messa in campo di un sostegno iniziale e anche di accompagnamento successivo, e quindi c'è la necessità di interrogarsi su quali conoscenze mobilitare, i saperi locali, le espertise esterne, la capitalizzazione delle esperienze, sulla qualità e la pertinenza e la durata dei dispositivi partecipativi e formativi, perché è vero, si ascolta il territorio, bisogna anche saperlo fare con delle tecniche, e del loro utilizzo nelle varie fasi dei percorsi di valorizzazione intrapresi. Altra domanda è: quali sono gli attori su cui puntare? La considerazione generale che è stata fatta è che non esistono degli attori privilegiati, ma bisogna contare su un complesso di attori che può variare in funzione anche delle esigenze del momento, e qui è stata ad esempio richiamata la capacità della comunità di essere resiliente, che però è possibile essere resiliente se si è consapevoli delle proprie ricchezze. Una fondamentale sinergia fra attori pubblici e privati, e privilegiando soprattutto gli imprenditori locali e in questo i giovani, quelli più intraprendenti, e puntare, questo mi ha fatto anche piacere che è emerso nella sessione, puntare anche sui nuovi abitanti, e qui il ruolo dei migranti in un percorso di integrazione che è importantissimo. Puntare anche su attori che riescano a porre la questione della sostenibilità dei processi produttivi e non guardino solo alla creazione del reddito, quindi gente che è fortemente motivata, che crede in quello che fa, nel processo che sta mettendo in atto. Le nuove generazioni e i nuovi nuclei familiari, e questo esempio è uscito fuori dall'area grecanica, che è un'area che insomma ha sofferto molto, in quanto sono appunto i giovani e i nuovi nuclei che sono più liberi da atteggiamenti culturali consolidati, che magari formavano dei blocchi nei processi, e che sono anche più disponibili ad investire nel futuro, a mettersi in discussioni. Altra domanda era: come rendere sostenibili iniziative nel tempo? Ecco, questa è una domanda che è un punto critico, secondo me, non è stato ben sviluppato, ed è un punto critico, secondo me, di proprio a livello generale, cioè come la sostenibilità delle iniziative che si fanno sul territorio, e abbiamo insomma esperienze di iniziative che si sono interrotte. Quello che è emerso è che sicuramente bisogna porre attenzione alla pianificazione, bisogna ben pianificare, costruire in maniera strategica, con atteggiamenti tattici, capacità anche di apportare delle modifiche nel corso del tempo, di adattarsi ai cambiamenti, e nello stesso tempo anche rafforzare i processi partecipativi, perché appunto quello che si fa diventi patrimonio della comunità e che quindi possa essere anche gestito nel futuro. E nei momenti in cui si fa questo, contare anche sugli attori che sono stati definiti anche problematici, ma in realtà sono attori che forse sono anche quelli più innovativi. L'ultima domanda: cosa è necessario fare ai diversi livelli di governo affinché le cose che abbiamo deciso di fare accadano davvero e in tempi utili per i nostri cittadini? Questo in effetti io l'ho fatto facendo anche una sintesi di quello un po' che è emerso durante la discussione. E sicuramente c'è la necessità di accompagnare intensamente le prime mosse operative delle strategie sul territorio, perché è in quel momento che si decide veramente chi vuole partecipare e quanto vuole partecipare. È un'altra cosa che è emersa soprattutto nelle comunicazioni scritte dei nostri testimoni, e che io ho trovato molto interessante, è come la necessità di far emergere subito le cose che si possono fare, nel senso che appunto le strategie spesso durano tanto, quindi forse è il caso anche di puntare su progetti immediatamente operativi per dare dei segnali sul territorio, perché la gente cominci veramente a vedere dei risultati e a crederci, e quindi anche piccole cose ma di grande impatto. Stimolare una maggiore collaborazione a livello locale fra i soggetti pubblici e privati, e questo l'abbiamo già detto prima, rendere molto più visibile, saper comunicare continuamente alla popolazione e anche all'esterno i risultati raggiunti, sia materiali che immateriali. È un'ultima cosa che è emersa e che si chiede coerenza nelle scelte politiche. Quando si avvia un processo, questo processo va sostenuto fino alla fine. E io aggiungo che questo è un augurio e quanto auspichiamo per la strategia delle aree interne. Grazie. Prego, Cristina Bonfanti. Sì. 7-8 minuti, perché così sì. Siamo nei tempi. Andiamo avanti. Io ho ascoltato e riporto
la sessione manutenzione del territorio, gestione e prevenzione dei rischi è stata presentata in un'ottica di risposta anche all'obiettivo 11 dell'agenda 2030, quindi in una visione più generale di rendere le comunità e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Nelle tre domande che avevamo, cioè cercare di indagare quali strumenti di pianificazione e gestione siano particolarmente efficaci, quali attività produttive e come possono i cittadini contribuire a fare in modo ad accrescere la manutenzione del territorio e la riduzione del rischio, abbiamo affrontato principalmente si è diviso in due blocchi, uno più tecnico dove anche le persone che sono state, i professionisti che sono stati interrogati, che venivano da livelli per lo più governativi, per cui istituzionali, c'era la Regione Calabria, c'era la Protezione Civile, la Regione Lombardia, e lavoravano appunto su quelli che sono strumenti di pianificazione e programmazione. Abbiamo analizzato tra questi il contratto di fiume, su cui la Regione Lombardia è molto avanti, abbiamo analizzato nuove procedure su cui legate al PON governance che sta mettendo in atto la Protezione Civile per rivedere gli ambiti di emergenza e riorganizzare la geografia dei territori rispetto all'emergenza, su cui la Regione Calabria è molto avanti, ha approvato già a livello di delibera una rivisitazione, una rilettura completa dei nuovi contesti territoriali. E poi abbiamo analizzato, ascoltato l'esperienza del GAL dei Monti Dauni, che peraltro appunto è interessato come area pilota, la riorganizzazione e la riprogrammazione della fragilità territoriale, un territorio ad altissima fragilità. Questi argomenti hanno risposto un pochino, hanno analizzato gli strumenti di pianificazione e che sono sostanzialmente quelli che abbiamo valutato, sono tutti strumenti utili che uniscono la progettazione, la pianificazione e la partecipazione dei cittadini, e in un'ottica però particolarmente interessante di richiesta di superare le criticità che questi strumenti portano, per esempio, e anche di valorizzare quelle che sono state le innovazioni. Per esempio la Regione Calabria analizzava come il fatto di partire attraverso la riorganizzazione dei contesti territoriali, partendo da i sistemi locali del lavoro, fosse un principio importante per andare per partire da quelli che sono gli ambiti relazionali, gli ambiti produttivi di un territorio, che poi in realtà in situazioni di emergenza sono quelli che si devono attivare, sono quelli che devono costruire le reti reali del capitale umano, delle risorse che poi devono rispondere ai livelli di emergenza, in situazioni appunto di calamità e di emergenza. Quello che è stato interessante è che in tutti questi casi che sono stati poi introdotti dalla dottoressa Cuccu dentro anche una lettura della SNAI, la SNAI si occuperà nelle aree pilote, si sta occupando anche di manutenzione del territorio, di gestione e prevenzione dei rischi, ma analizzava come poche risorse sono in questo momento allocate su questo tipo di attività, anche se ci sono diverse aree pilota che stanno nuovamente affrontando questo tema, in particolare sulla prevenzione sismica, che è un po' una novità che ancora non si è affrontata e che invece ha un fronte di sviluppo molto interessante, e altri invece che sul dissesto idrogeologico e sulla prevenzione stanno lavorando. Ci ha dato degli indicatori importanti di lettura sulle mappe ISPRA del rischio di frane, del rischio delle alluvioni, degli indicatori di resilienza rispetto ai terremoti, che invece hanno sottolineato quanto il problema è importante, la fragilità ecosistemica dei territori è alla base probabilmente di tutta poi la capacità anche di progettazione degli altri assi della strategia, e forse meriterebbe di essere un tema più trasversale, di essere rafforzata proprio nell'allocazione delle,
delle risorse. In questo momento questo era, diciamo, il principio di partenza su cui abbiamo lavorato. Quello che appunto è emerso rispetto agli strumenti di pianificazione, che risponde alla domandona trasversale finale, che era appunto cosa si può fare e quali sono gli ostacoli, è che c'è un grande bisogno di superare le logiche di emergenzialità, e quindi nella pianificazione e nella progettazione, che devono andare molto più insieme, c'è bisogno di politiche che considerino le relazioni di interdipendenza dei territori, dei settori, dei vari settori che si occupano, perché essendo temi molto tecnici, quelli della tutela del territorio, della prevenzione, della protezione civile, poco si incontrano invece con la ricchezza di tutte le altre attività e la trasversalità che invece meriterebbero. Questo vale anche per esempio su strumenti come i contratti di fiume, che uno dei grossi problemi che incontrano è la parcellizzazione delle varie competenze e la difficoltà di mettere insieme ambiti e livelli di competenza molto diversi che non si parlano, in una invece obiettivo d'insieme che è quello di costruire scenari e visioni di pianificazione, un piano di azioni su bacini idrografici d'area vasta molto, molto più grandi dei limiti in cui la pubblica amministrazione è organizzata rispetto alle competenze con cui affronta i temi. Questa è una cosa che è stata letta veramente in maniera trasversale su tutti gli strumenti di pianificazione che abbiamo affrontato, anche per esempio il grosso sforzo dei Monti Dauni di progettare interventi di innalzamento dell'adeguamento della fragilità idrogeologica del territorio, si scontrano col continuo, non solo con il fisiologico ricambio democratico degli istituti, delle istituzioni locali, dei sindaci e delle amministrazioni, ma anche con il cambio degli strumenti di organizzazione territoriale, per cui si sono trovati nel tempo ad affrontare lo stesso tema sostanzialmente dall'inizio degli anni 2000, prima con i PIT, poi con l'area vasta che è stata abbandonata, oggi con la SNAI, e il tempo di proprio di disegnare la governance e riorganizzare i territori leva tempo invece all'attuazione, all'accompagnamento e alla definizione delle attività reali che andrebbero a mitigare il rischio o fare interventi reali infrastrutturali sulla fragilità per esempio della viabilità, o su anche affrontare la peculiarità di quel suolo così particolare. E anche sempre in questa direzione, il fatto di appoggiarsi a ricerche diverse, quindi l'importanza di far convergere soggetti diversi che non siano solo istituzionali, per cui sicuramente le attività produttive, ma anche gli enti di ricerca, anche le università, è molto importante, ma il fatto di ogni tanto cambiare la ricerca di riferimento su cui poi si basa i piani di azione risulta problematica, perché invece è molto importante fidarsi di un certo tipo di lettura del territorio e poi essere conseguenti rispetto alla programmazione e ai piani di azione. Questo è emerso in maniera molto forte, e devo dire che in tutti gli strumenti analizzati i livelli di partecipazione e di coinvolgimento del territorio sono messi a sistema, hanno delle pratiche, però mancano delle competenze. Quindi un altro degli ostacoli è la costruzione, la formazione di competenze che non siano tecniche, ma che accompagnino i processi di facilitazione di questi percorsi, che poi devono ovviamente dare vita a piani di azione molto tecnici, ma siccome sono tutti pensati per accompagnare processi e per interrogare comunità che abbiano anche il coinvolgimento di attori molto diversi, c'è bisogno di competenze molto specifiche sul sviluppo del processo, e questo io particolarmente l'ho trovato una richiesta trasversale che tornava. Sulle ultime due domande, che erano appunto quali attività produttive, come i cittadini possono essere parte attiva, e a parte la storia molto bella che ha raccontato la Protezione Civile di Alessandria, che è un territorio molto fragile, che ha dal 94, data che è stata ripetuta più volte, vive una costante
capacità di intervento in situazioni di emergenza, di alluvioni, è un territorio, quello del Monferrato, di Casale Monferrato, che ha anche una percezione del rischio molto alta su altri temi, come per esempio l'amianto. C'è stato proprio un progetto di costruzione delle comunità scolastiche resilienti, quindi con una attenzione alla costruzione della, non solo della percezione del rischio, ma della lettura del rischio e della collaborazione a leggere gli strumenti tecnici come i piani di emergenza, che sono strutturati e studiati per rispondere al rischio, rispondere all'emergenza, ma che non sono né conosciuti né praticati dalla comunità, che la scuola, dentro le materie, in questo caso lo strumento che l'ha reso possibile l'autonomia scolastica, per cui hanno potuto programmare i piani di formativi da soli in autonomia scolastica, ed è stato fondamentale anche una cosa che è molto ricca nei territori dei piccoli comuni e d'area vasta, cioè il fatto che una sindaca era anche la preside della scuola, e secondo me il fattore dei soggetti in campo è importante. Hanno pensato, programmato e poi gestito 5 anni, quindi un tempo lungo, di lavoro con i ragazzi, per cui la materia della protezione civile è diventata una materia trasversale, e non l'hanno deciso cosa fare, hanno formato 100 docenti che poi hanno scelto nelle loro materie come far entrare il tema, quindi anche gli strumenti. E chiudo, credo di dover chiudere, dicendo che sono emerse 2 cose appunto molto belle su questa idea della costruzione delle comunità resilienti, che è stata la parola chiave che ha cercato di rispondere alle 2 domande su quale attività produttive e quale cittadini. Sostanzialmente tutti, sostanzialmente una comunità, un coinvolgimento trasversale delle comunità. I temi sono stati appunto quelli di costruire comunità resilienti, vuol dire costruire comunità collaborative, vuol dire non avere paura della complessità delle relazioni, vuol dire mettere in campo le relazioni ed avere anche la capacità di sapere leggere poi nella valutazione quelli che sono i tempi lunghi di un progetto fatto anche di fallimenti, quindi sapendo anche leggere nei fallimenti, che invece sono letti come note negative, dei dati importanti, dei dati che leggono il territorio e che danno indicazioni per riadattare tutte le strategie, le policy e gli strumenti di pianificazione alle esigenze reali di un territorio e di una comunità. E quindi questa idea del tempo, ma soprattutto della metrica, si è detto a un certo punto, di non stabilire cosa va fatto, ma dare soltanto delle cornici, lasciando alle comunità locali, lasciando agli attori coinvolti, lasciando anche a livelli di istituzionali e di governance la libertà di decidere loro qual è il ritmo, il tempo e la metrica poi da adattare al loro contesto. Grazie. Ora Nunzio Marcelli. No. Sono io l'ultimo. Sì, sei l'ultimo. Buongiorno a tutti. Io devo riportare questa discussione che abbiamo avuto sulla sostenibilità e innovazione e la forza dei sistemi agroalimentari locali. Le domande sono state 4, avevano un po' una traccia, mi è sembrato di rivedere un po' le tracce che si danno nella prova d'italiano agli esami di maturità, perché è abbastanza articolata. Comunque sono venute fuori degli stimoli di una certa importanza, anche perché sostenibilità e innovazione è stata intesa come sostenibilità da un punto di vista agroambientale, ma anche sostenibilità di tipo economico-sociale. E su questo si sono un po' innescate tutte quelle minacce che il sistema, così come è adesso organizzato, ha portato. Le persone che ne hanno parlato sono state Marco Bosetto, dell'assistenza tecnica delle aree del Comedico e della Gordino, Giovanni Filippini, dell'Istituto Profilattico Marche Umbria, e Davide Pasut della Sozzolo Alp, Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi Tecnici Alpini. Già come vedete dalla diversità dei vari relatori, sono venuti fuori veramente dei spunti che poi alla fine hanno avuto anche una convergenza.
Per quanto riguarda la prima domanda, che era per garantire la sostenibilità economica delle produzioni nelle aree interne montane, che tipo di valorizzazione è necessaria? Marchi di origine, prodotti gastronomici di altissima qualità e quali sono i mercati di riferimento, mercato locale e filiere, corte, nested market, mercati extralocali? Su questa domanda la risposta è stata: uno, la necessità di dover trovare una definizione di prodotto di montagna, perché nel prodotto di montagna sono state diverse esperienze riportate sul fatto di voler cavalcare al momento l'onda del biologico, però le motivazioni sono cambiate, anche perché ci sono delle aree in cui questo, se è possibile nel rispetto dei disciplinari, poi sostanzialmente non è risportabile. Sono stati portati alcuni casi di produzioni in prossimità di aeroporti, e per cui andare in quella direzione significherebbe anche poi trovarsi di fronte ad un imbarazzo dopo che ci sarà magari una campagna, diciamo, di ritorno, in senso di voler ridurre. Il legame anche per cui potrebbe essere opportuno riportare il prodotto del territorio come prodotto di montagna. Questo già sarebbe di per sé sufficiente, ma l'elemento che forse è stato carente nella strategia parliamo dal dopoguerra in poi, che è quello che non si è fatto percepire al consumatore l'importanza del prodotto del territorio, inteso come fonte di salvaguardia di tutta una serie di valori, a cominciare da quello ambientale. Un unico caso, diciamo, positivo che abbiamo è stato quello della Fontina, nel caso della Valle d'Aosta, dove è rimasto un prodotto simbolo che ha non poco contribuito al sostegno delle comunità delle aree interne. È stato anche messo in evidenza di come alcuni prodotti debbano tener conto delle particolarità. È stata citata in particolare l'esperienza di Agordino, sì, il termine, dove, essendo presente la Luxottica, c'è stato un abbandono da parte delle attività agricole, non legato a un abbandono come è avvenuto per cause di, diciamo, che ha caratterizzato le altre aree, ma soprattutto per la presenza di un stabilimento e un indotto che ha creato un'attrazione. Per questo motivo bisogna trovare in quelle forme, per mantenere sempre una struttura anche strategica, perché non è detto che la Luxottica, per le sue scelte industriali, rimanga sempre collocata in quell'area. E allora in quel caso si è in qualche modo messo in evidenza di come bisognava rivolgersi verso un tipo di agricoltura part-time, per cui la zootecnia non proprio si adatta a questo tipo. Queste tipologie vanno in qualche modo valutate anche in base all'area. L'altro elemento, l'altra domanda era: quali sono i comparti prioritari su cui puntare in relazione all'evocazione di queste aree e alla sostenibilità anche ambientale e dei relativi processi produttivi, pastorizia, viticoltura, cereali e grani antichi? Ecco, per quanto riguarda questa domanda sono venute fuori una mancanza di collegamento tra le varie misure che sono state in qualche modo emesse nel corso del tempo, e ci sono, diciamo, è stato messo in evidenza di come è necessario individuare le preferenze del pubblico, cioè quali sono qual è che il pubblico si aspetta da un territorio di montagna. È stata riportata per alcuni l'aspetto zootecnico, se non passa attraverso un processo di filiera non ha senso, perché avere i prezzi del latte
come i prezzi che sono attualmente, insomma, significa parlare del niente, perché non ci sono minimamente delle possibilità. Bisogna forse anche trovare delle soluzioni alternative, sempre in una zona che adesso non... Comunque è stato introdotto la coltivazione del carciofo di montagna, che come prodotto di nicchia ha in qualche modo richiamato l'interesse attorno a, a quell'area. E poi ci sono state anche praticate la reintroduzione di grani antichi con curare tutta la filiera, e mi sembra anche qui nella zona c'è un'esperienza del genere che è stata coronata in qualche modo da un discreto successo. L'altra parte che andava, i comparti prioritari quali sono? Indubbiamente nelle aree centrali, nella zona, come ha sottolineato il dottor Filippini, e la zootecnia, anche nella Verde Umbria, nelle Marche, e dico io anche nell'Abruzzo, ci sono state queste, cioè, c'è questa unica possibilità, perché tutta una serie di attività sono scomparse ed è difficile ripristinare, solo che manca l'elemento essenziale, cioè l'elemento giovanile, anche perché quelle poche aziende che sono rimaste soffrono di una necessità di doversi rivolgere a categorie un poco più, diciamo, deboli, che sono lavoratori extracomunitari o neocomunitari, i quali non certo, come in qualche modo trovano le condizioni di lavoro, sono disposti ad reinserirsi su queste aree in quanto non sono condizioni particolari. Mi fa pensare a mio nonno quando andava in America, che lavorava in condizioni non proprio sindacali, e la prima cosa che lui pensava era quello di ritornare nel suo luogo di origine. Altro aspetto che è stato in questo caso dimenticato è che le regioni non adottino, o meglio non privilegino, un certo tipo di misura, per esempio quella legata al benessere animale, che oggi avrebbe un impatto anche sul pubblico abbastanza rilevante, però le regioni hanno dimenticato questo. La terza domanda era: quali fattori condizionano lo sviluppo delle filiere agricole in queste aree? Accesso alla terra, accesso ai pascoli, fermentazione aziendale, scarso livello di conoscenza, difficoltà di cooperare tra i produttori, fattori istituzionali e qualità relazionale. E quali possibili azioni le istituzioni centrali e regionali possono mettere in campo per superare tale difficoltà? Creazione, occasione di confronto sui territori, covalutazione delle opzioni percorribili sui territori e coprogettazione degli interventi. Ecco, in questo io credo che si sia messo in evidenza lo stato confusionale in cui operano tutta una serie di fattori, soprattutto diciamo, di partenariato pubblico, perché queste misure, innanzitutto non è stato compreso, e questo è venuto bene in evidenza, la strategia degli interventi e delle misure. Si è messo in evidenza di come un operatore, prima di riuscire a comprendere la strategia, rimane veramente, forse alla fine della sua carriera lavorativa, capisce che alcune misure andavano attivate in un certo modo e in un altro. Una carenza da parte di quelli che erano i referenti istituzionali, cioè le associazioni agricole ed altre, che non hanno fatto questa azione di divulgazione e far comprendere bene. Come pure si è messo in evidenza la mancanza di una presenza di un qualificato personale che sia in grado di dare consulenza più che assistenza. Si è fatto appunto questo riferimento. Molti allevatori hanno detto: noi non abbiamo bisogno di assistenza, ma abbiamo bisogno di consulenza. Però rendiamoci conto anche questo nel contesto in cui si sta applicando, con un panorama di persone molto anziane, e dove i giovani trovano tutta una serie di difficoltà, compreso quello dell'accesso alla terra. Si è parlato di esperienze di banche della terra, si è parlato anche delle associazioni di produttori. Io personalmente, da un punto di vista così anche giuridico, la soluzione l'avrei trovata, che era quella di creare dei consorzi obbligatori, quello che ha sostenuto
quello che è stato alla base della creazione dei consorzi di bonifica, in cui per motivi di natura di incolumità pubblica bisogna che tutti gli appezzamenti, perché poi si tratta nell'Appennino, ma credo che questo sia anche nelle aree alpine, sono stati abbandonati, di cui i veri proprietari non ne conoscono né l'esistenza, ma dato l'esodo e l'emigrazione che ha caratterizzato negli anni dal Novecento in poi, ci sono molte persone che non hanno più nemmeno la consapevolezza, se non quando vanno a fare la successione, che si ritrovano intestatarie per un ventesimo, per un centesimo. Ecco, lì ci vuole lo strumento applicativo, perché il principio già citato nella legge del 78, la famosa legge, per chi alla mia età si ricorda, era la legge sulle terre incolte, la legge 44. Basterebbe applicare quello anche con ordinanze comunali, però ci vuole la necessaria convinzione. Necessaria convinzione che non viene perché il cittadino non percepisce l'importanza di dover ricostituire un sistema produttivo su queste aree per abbassarne i costi e per avere una sua fruibilità. Si è evidenziato che non esiste una visibilità e una consapevolezza da parte sia del politico, il quale politico ovviamente è attento più ai mal di pancia che a un discorso di lungo periodo. L'elettorato delle piccole, delle aree interne ormai conta lo zero virgola, per cui non può sicuramente essere per il politico fonte di preoccupazione. Bisogna che invece l'elettorato che sta a valle percepisca l'importanza di questo insediamento, che sicuramente non è fatto di condomini, ma è fatto di tante case sparse, e dove, anche se il costo dell'insediamento è maggiore anche attraverso un sostegno, questo lo deve riconoscere. E poi è venuto fuori in maniera un po' limitata l'aspetto delle speculazioni che si stanno mantenendo. Forse devo chiudere. Beh, questo era solo un appello che faccio se ci sono politici presenti. C'è una speculazione in atto con i fondi AGEA che sta mettendo in crisi tutto il sistema dell'approvvigionamento delle terre. Queste terre vengono affittate a prezzi molto elevati e molte volte per i comuni possono sembrare una risorsa, ma stanno ipotecando il futuro, perché non danno la possibilità di svilupparsi di aziende locali e diventano solo un'occasione, mi sembra, di vedere la conquista della Patagonia, per dirne una, dove si arriva, si prende un appezzamento di terra, ma poi se qualcuno ci abita o meno, questo interessa poco. Ma questo dà luogo a veramente, sono 7 miliardi premi AGEA in qualche modo pagati, per cui datevi una regolata di quando sì. E che poi c'è questo commercio di quote che può girare tra una regione e un'altra, per cui, tanto per farvi un esempio, un ettaro di tabacco che viene, una quota, un titolo di un ettaro di tabacco che sta nel Veneto, può essere tranquillamente portato sulle montagne del Gran Sasso, dove ovviamente non è possibile, ma riceve lo stesso indennizzo, cioè titoli molto, molto elevati, che rispetto ai titoli che possiede un allevatore locale sono veramente imparagonabili. E questo sta di fatto vuotando e sottraendo le risorse necessarie per questo sviluppo. Ecco, questi elementi, faccio veramente appello a chi dovrebbe controllare, sono purtroppo stati messi in maniera che c'è un formale rispetto della legalità, ma di fatto allontanano la possibilità di sviluppare aziende del territorio. Prima sentivo parlare anche di possibilità di creare organismi comuni tra il mondo, la proprietà pubblica e il privato. Ecco, se solo si pensasse che un comune o una società che in qualche modo
si occupa di queste quote, bene, sarebbe già un'occasione per finanziare quelle comunità, perché se quando pensate che un ettaro di pascolo può sviluppare fino a 400-500 euro di contributo, fatevi voi i conti di che ricchezza potrebbero avere a disposizione i comuni. Grazie. Io ruberò solo qualche minuto per cercare di trovare qualche elemento comune tra le belle relazioni dei colleghi. Io ho assistito un po' al lavoro dei tavoli e la cosa che ho pensato è che ci sono tante esperienze di quello che ieri il dottor Giovannini definiva il pensiero integrato e complesso, che è tipico di chi opera in comunità difficili, nelle aree interne, complesso e, come ha detto qualcuno ieri in un panel, anche trasgressivo, perché a volte bisogna andare sul filo di lana della normativa cercando di interpretare quelle piccole maglie di flessibilità per adattare una soluzione rispetto al problema. Perché, come abbiamo sentito nelle relazioni e come ho ascoltato nei vari tavoli, ogni problema ha una triplice dimensione da indagare, da sviluppare e da risolvere. Una dimensione che direi istituzionale, quindi compete alle istituzioni a tutti i livelli individuare un problema e prendere le decisioni giuste. Molto spesso il problema è una tragedia, una calamità naturale, o l'alluvione, o il terremoto, o il lago che si svuota, e bisogna prendere la decisione giusta rispetto a quel determinato problema, e questo spetta alle istituzioni. Poi c'è una dimensione organizzativa: rispetto al problema bisogna adottare una strategia e trovare gli strumenti che siano sostenibili, che siano realizzabili, che rispondono rispetto al problema. E poi c'è una dimensione che è quella del territorio, che è quella di organizzativa, di produttiva e tecnica rispetto ai vari problemi che accadono. Questo mi sembra un po' il fattore comune di tutte le storie ascoltate nei panel. Che cos'altro posso, mi è rimasto come fattore comune? Ieri veniva posta la domanda a Barca: perché la strategia delle aree interne ha retto? Io nel mio piccolo penso che abbia retto proprio perché ci sono tante di queste esperienze positive di resilienza, di sopravvivenza rispetto ai problemi, e la strategia di aree interne ha rotto il silenzio intorno a queste esperienze, cercando di farla diventare una politica nazionale e di sistema permanente rispetto a quelle che sono le condizioni di vita delle comunità dell'Appennino, delle Alpi o comunque interne rispetto ai problemi. Un'altra tematica che è uscita, sì, questa parola, la variabile tempo ha attraversato tutti i tavoli, quindi il tempo, i tempi, anche noi, come io rappresento una regione, ma anche Sabrina del comitato, la dottoressa Cosentino per l'agenzia, e tutti quanti voi che affrontano i problemi e cercano delle soluzioni, c'è la variabile tempo da considerare. Non bisogna tradire la fiducia che le comunità ci stanno dando, bisogna rispondere in tempo rispetto ai problemi. Dobbiamo fare un'operazione di verità. La fase di attuazione sta cominciando in ritardo rispetto a quello che ci eravamo immaginati, e quindi bisogna cercare da oggi in poi di recuperare un po' il ritmo delle cose. I tempi sono dilatati per tanti motivi: un po' la burocrazia, un po' perché il metodo che ci impegna a lavorare a fianco con i territori è un metodo che prende tempo. Il comitato, le regioni quando possiamo, l'agenzia va sui territori a lavorare stretto a stretto con le persone, ci si incontra, ci si vede, bisogna tradurre tutte queste cose in documenti, in progetti, in azioni, in risultati,
ed è difficile, però nel frattempo comunque sono successe cose. Il governo ha impegnato delle risorse, regioni come la mia ha trovato delle soluzioni, diciamo così, dei modelli per la fase attuativa, nei territori si stanno trovando delle soluzioni al problema, quindi io lascerei, diciamo così, al tavolo politico che ci succede, diciamo così, l'impegno a trovare, a stressare la variabile tempo rispetto alla strategia aree interne che merita di essere conclusa e avviata nei tempi necessari.